Cari amici, bentrovati. Siamo in un luogo, in un ambiente che per noi è carico di memoria, di sentimenti, di affetti, di gioie e di tristezze. Siamo qui al Cimitero Monumentale di Como, è da qui che ci incontreremo preparando il Vangelo della Domenica e andando insieme verso la chiusura dell'anno liturgico con la solennità di Cristo Re. Ci chiediamo subito un po' a bruciapelo, che cos'è la risurrezione? Noi viviamo dentro una cultura un poco manicheista che contrappone, arriva a contrapporre con molta forza un principio del bene e un principio del male, e soprattutto ci fa riconoscere questo contrasto, ci fa vedere questo contrasto in modo insanabile. Invece la risurrezione ricrea unità, perché colui che ci ha creato è colui che ci offre la sua alleanza, è colui che trasfigurandoci ci introduce nella vita eterna. Ma ascoltiamo la pagina di Vangelo che in questa domenica ci viene proposta e che i nostri pastori ci commenteranno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli porsero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo. E così tutti e sette morirono, ma senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della resurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Gesù racconta una parabola abbastanza singolare, soprattutto perché se la leggiamo con un'angolatura un po' maschilista, ci verrebbe voglia di dire, insomma, ma questa donna è proprio una porta sfortuna, no? Con tutti quelli che ha sposato, tutti sono morti. Ma Gesù non racconta tanto questa parabola per una questione di antifemminismo o perché voglia in qualche modo riaffermare il predominio dell'uomo sulla donna. Gesù si sta confrontando con un mondo che è quello dei sadducei, che non accetta la risurrezione dei morti. E non accettando la risurrezione dei morti, chiaramente si pone in una condizione per cui anche l'azione di Dio nella storia è appunto un'azione chiusa, ferma a questa storia. Il popolo di Israele è stato accompagnato e poi con la risurrezione di Cristo, questa è una realtà, a scoprire la dimensione della risurrezione.
cioè di quella che noi chiamiamo una vita dopo la morte, che però non è reincarnazione, non è semplicemente una riviviscenza, non è un ritornare alla vita, non è neppure il riprendere vita del corpo che abbiamo avuto su questa terra, magari nella sua forma più eccellente o più splendida. La risurrezione è trasfigurazione, è entrare nella vita del risorto, è lasciarci condurre dal risorto dentro la vita di Dio, che è la stessa vita per ogni uomo, per ogni donna, prima della caduta originale, prima di trovarsi invischiati dentro una storia segnata da peccato, da fatica, da lotta, da contrasto. Allora, guardare alla risurrezione, come ci verrà richiamato nella prima lettura, diventa per noi l'occasione di riconoscere quello che conta, quello che ci attende. La vita futura non è uno scherzo, non è una banalità, non è qualche cosa che dobbiamo affrontare superficialmente, un po' tra il chiaro oscuro, senza sapere bene che cosa succederà. La vita futura è la pienezza di vita nel Cristo risorto, è la comunione piena con Lui. E l'essere in questo luogo ci aiuta a capire perché noi lo custodiamo, diventa per noi un luogo di venerazione, apre alla preghiera. Possiamo dire che qui veramente siamo tutti fratelli, perché qui abbiamo la possibilità di prepararci a quell'eternità che già inizia con la nostra morte, ma che si compie e si compirà con il ritorno glorioso del Signore, quando tutti saremo chiamati a vivere in Lui, a ritrovare la nostra vita in Lui. Ecco, allora, entrare nei cimiteri in questo tempo, andare a visitare i nostri fratelli defunti, portare un fiore che è il segno di una vita profumata di bene, al di là di quello che è la putredine del corpo. Porre una luce che è la luce ancora del nostro battesimo, la luce che annuncia la risurrezione. Guardare alla croce che campeggia sulla quasi totalità delle tombe presenti nel cimitero, per dire che il crocifisso risorto è la nostra certezza, è la nostra speranza. Cari amici, buona domenica, buon cammino a tutti voi. Thank you.